Allora, perché abbiamo voluto creare questa mostra che rimanga permanente insieme a questa lapide che fra poco sveleremo? Perché anticamente si tramandava con la memoria, quindi si raccontava, lo sapete, qua è venuto il Papa e di padre in figlio si tramandava. Oggi le nuove generazioni non funzionano più così, quindi abbiamo bisogno di qualcosa di visivo ed è per questo che abbiamo installato che ci fa ricordare e fare memoria di quel grande evento che è stata la venuta del Papa qua a Casa Museo a incontrare il Beato Giuseppe Puglisi. Poi sveleremo appunto la mostra permanente che sono gli scatti più belli di quell'evento, quindi questi sono i due momenti fondamentali. Perché abbiamo chiesto a Suor di svelare? Perché così c'è una continuità. Perché la madre generale, Suor Eliana, insieme alla provinciale, avevano svelato l'altra volta questo. Quindi in continuità abbiamo detto, visto che sei arrivata ora qua a Brancaccio e fa parte della grande famiglia, ti spetta svelare la lapide. Prego. Due puntualizzazioni, uno per quanto riguarda la targa e uno per quanto riguarda la mostra. Per quanto riguarda la targa, mi hanno chiesto ma perché hai scritto Francesco I? E io gli ho raccontato una bella esperienza personale del centro. Quando abbiamo fatto la colonia al centro Padre Nostro 26 anni fa, la prima, ho detto a Padre Mario Coletano, all'epoca presidente del centro, gli ho detto Padre Mario dobbiamo fare vacanze vive uno. E lui mi ha detto ma perché uno? Perché poi dovevo fare 2, 3, 4, 5, c'è una continuità, se metti un numero poi hai l'impegno di fare il secondo e il terzo. Siamo arrivati a vacanze vive 32, più degli anni che sono trascorsi, perché alcuni anni ne abbiamo dovuto fare due. Questo è un augurio che penso che tutti i cristiani si fanno, tutti i cattolici, che ci sia un Francesco II che continui la sua opera. Quindi è un augurio che noi stiamo facendo al Papa e allo Spirito Santo di rinnovare quando non ci sarà più. Il secondo lo vedremo prima che si svela. Allora, i supporti che tengono le foto sono fatti di un materiale che si chiama Corten, inventato 60 anni fa dagli americani, perché è un metallo che hanno messo degli agenti che ne accelerano l'invecchiamento e poi però lo bloccano, cioè quello che vedete rimarrà così. Sembrano arrugginiti, ma non è così, è l'effetto, arte moderna, la chiamano così, ha effetti belli e brutti. Perché è stato bello? Perché appena abbiamo messo i primi, stavamo mettendo le foto, ci fu un signore che venne e mi fa, mori, ma prima metti le fotografie, un quei pivindici non ce la va a dare. Allora ho detto, è importante questo, perché così lo spiegheremo alle persone. Quindi ora inviterei l'assessore Giuseppe Mattini, insieme al consigliere, a svelare il primo pannello, e in contemporanea si sveleranno tutti gli altri pannelli. Potete andare. Vai Giuseppe, tira.